Certo che abbiamo sentito il terremoto. È stata forte la scossa. È stata forte, è caduto tutto in casa, tuoi libri giù tutto dalle è caduto tutto. Avete notato crepe? Sì, qualche crepina c'è, ho telefonato che vengano a fare un controllo per vedere. Si spera che non sia niente, però qualche crepa c'è. Una gran paura, l'ho sentito veramente molto forte. Io abito in un condominio, secondo piano, siamo scesi tutti, siamo stati fuori fino a stamattina. Siete scesi fino a qui? Sì, tutti, io e mio figlio siamo stati fuori. Perché avete notato crepe? No, a casa mia no, qualcosa è venuto giù, ma poca roba, si è aperte le ante della sala, però tutto a posto, però la paura tanta. Molto. Speriamo che non ritiri. Io penso già stasera, io credo che dormirò in macchina. Sì, sì. Io ci sono stata 2 ore in macchina. Questa mattina. Da stamattina fino alle 7. Tutti fuori lungo la mia via, la via Francini, tutti fuori. Però paura tanta, speriamo bene. Speriamo bene. La scossa che ho sentito di più è stata quella delle 5:10 ed è stata una grande scossa dove ci ha messo tanta paura. E siete scesi per strada? Sì, siamo usciti fuori casa e poi abbiamo aspettato che finisse tutto per rientrare, ma è sempre stato, insomma, c'è sempre stata tanta paura, ecco, e ce n'è ancora ora. Sì, io ero a Popolano di sotto. Invece l'ultima che ho fatto in casa si chiama... La situazione al momento la stiamo attenzionando, ci sono varie strutture che sono sotto verifica, sia strutture pubbliche che private, quindi si sta gestendo la situazione, faremo un altro punto a breve, dovrebbe arrivare anche il Presidente della Regione per poi prendere anche le decisioni del caso. Le scuole oggi sono chiuse, però le verifiche fatte al momento danno esito negativo, quindi il Palazzo Comunale anche era stato chiuso, le verifiche hanno dato esito negativo. Quindi vediamo un attimo dopo il punto della situazione di questo pomeriggio, prenderemo le ultime decisioni che devono essere prese. L'RSA è stata evacuata, sarà evacuata a breve in via precauzionale, perché ovviamente la struttura è stata fatta le verifiche, la struttura comunque non sembra presentare danni rilevanti, però essendo comunque una struttura storica e essendo comunque gli ospiti con problematiche, alcuni allettati e quant'altro, in via precauzionale si sta gestendo l'evacuazione su un'altra struttura che è quella di Firenzuola.